stasera. Intanto vi faccio vedere subito una cosa molto figa. Devo stare attento però a girarmi. Allora, praticamente qua sono arrivati degli sponsor. Guardate che figata. Allora, abbiamo preso queste cuffie, mi hanno mandato, che sono bellissime e mi ricordano un po' quelle che ho. Però vabbè. Poi abbiamo questo che non so cosa sia. Decidete voi. Sembra un telecomando con un solo tasto. Forse è lo Yubi comando. Questi sono gli sponsor di oggi. Sono molto belli e dovete stare molto attenti a non farli arrabbiare. Se no non mi sponsorizzano più. Ecco, questi sono molto fighi. La roba. No, va bene. Allora, dato che Luca97 è stato un pazzo l'altra sera, non so se c'eravate, se eravate presenti, ha donato 100 sub solo lui, quindi dovrò rifare Penta con Galio. Infatti il Galio 2 è la vendetta di Luca97. Oggi rifacciamo Penta con Galio, anche se l'avevamo già fatto in un game. E lui ha detto, no, tu con Galio non puoi metterci solo una partita, mo lo devi rifare altre volte finché non rifai Penta. E quindi andiamo con Galio. E che palle, non ero presente. Gio figo, infatti tu non hai la sub. Se fossi stato presente magari te la beccavi. Poi abbiamo da fare anche Penta con Calista, perché siamo arrivati a 103 sub l'altra sera, e non, senza contare quelle di Luca ovviamente, e abbiamo girato la ruota e è uscita Calista, quindi devo rifare Penta sia con Galio che con Cazzi ben arrivati. Ho visto che già i consigli che vi ho dato ieri, con lo porca build su Jax, con tutte le cose che vi ho fatto vedere ieri, vi sono già stati utili. Infatti due ragazzi, precisamente un ragazzo su Instagram, una ragazza su Telegram, mi hanno scritto e mi hanno detto: cugino, oggi ho giocato, poi guardate, prima partita di sempre con Jax, non so neanche cosa faccia la ulti e ho seguito i tuoi consigli di ieri sera più o porca build. Mi hanno dato la foto, 18 kill e 8 assist. Ripeto, prima partita in assoluto con Jax mai giocato. Anzi, lui l'ha giocato la prima volta, dopo i miei consigli di ieri ha fatto 18 kill e 8 assist. Solamente per aver seguito i consigli con anche la build, che era lo porca build. Quindi veramente, veramente buono. Infatti io ieri con quel champion, con quella build, se vi ricordate per chi c'era, ho fatto 3 pentakill in un solo game. Ok? Quindi se io, ovviamente, ho fatto 3 pentakill, magari a voi, invece che farne 3 pentakill, magari fate, che ne so, un bello score. Ok? Perché giustamente c'è una differenza di livello. Io giustamente sono gold, voi siete magari bronzo, ok? Però con questi consigli, con quella build, riuscite a fare comunque qualcosa di decente e di buono. E quindi veramente, veramente buono. Magari vi può uscire dal bronzo. Bellissime cose. Ho appena proposto un su Discord come proponi un piccagnar salamandra build col max DV. Che ne pensi? E non mi piace. Però se piace a te, va bene. Alla fine è un po' come dire, guarda, a me piace il prosciutto, però io lo preferisco più cotto. E vabbè, l'altro lo preferisce più crudo, ma sempre il prosciutto alla fine unisce le persone. L'importante, ragazzi, è che voi sappiate che a chi a voi piace in generale il prosciutto, perché è buono. E se magari voi volete conquistare una ragazza, offritele del prosciutto. Io per esempio saprei benissimo come conquistare Luna, e non so se è in live stasera, e appunto, infatti ve lo dico a voi, io a lei le regalerei del fantastico prosciutto. E lei in cambio, per conquistare il mio cuore, dovrebbe regalarmi della Bresaola. Perché ho scelto di rifare la penta con Galio? Ludem, perché Luca97 ha donato 98 sub, di conseguenza ha scelto proprio lui il champion, senza girare la ruota. Mi sa che devo imparare Graves giungla in top, non riesco perché lo gioco poco. Allora gioco lo giungla che è anche più forte. Ludem, qualcuno adesso te lo spiegherà. Spiegate a Ludem perché rifacciamo Penta con i campioni. Da quanto è disponibile un problema? Non lo so. Prosciutto cotto, crudo, vabbè, prosciutto crudo. Regalo 10 prosciutti in live. Ok. Che bello Galio. Sì, avete visto. Oddio, mi è arrivata una notifica. Disponibile ora, dai un'occhiata al mio porto mensile per il mese di maggio. Le migliori clip, ok. Va bene. Ciao Paninotto. Ciao Piedini. Grazie mille del follow, ragazzi. Ben arrivati in live. La skin è bella? Tupac. Proviamo subito. Alla generazione dei minion. Regalo 10 prosciutti live al posto di 10 skin. Sì, potrebbe starci. Chi vorrebbe il prosciutto? Preferite un prosciutto o una skin? E qua, ragazzi, entra in gioco una meccanica. Gino, grazie per contribuire alla mia conquista del mondo con queste sagge parole. E sì, se volete conquistarmi, regalatemi dei prosciutti, mannaggia alla Bresaola. Ah, ok. Luna era in live e mi ha sentito. Molto male. Adesso provo un senso di vergogna e di esposizione. Sono stato esposto grazie alle mie stesse parole e mi ha sentito. Oh porca, sono arrivati dei bits. Faccio sognare con l'altra penta primo game. Ci proviamo, che ti serve. In onore di Galio.
Va bene, comunque sì, conquisteremo il mondo, Luna. Lo conquisteremo a forza di salumi negli occhi. Acqua naturale, Giofigo. Allora, arriva la Q di Galio, che non colpisce il bersaglio. Ma va bene, ciao Federica. Ok. Nostro amato Galio, ragazzi, c'è una passiva veramente potente. Però non stiamo riuscendo a sfruttarla troppo per quell'Ari. Ma non fa niente, siamo solo all'inizio. Quanto fa brutto questa skin di Galio, è veramente incazzato. Adesso faccio il 2 e la ingaggio se riesco. Ok, bene. Secondo me riesco già a ucciderla, ragazzi. Ma quanto è forte Galio? Io nel dubbio flash. Non sia mai che scappa. Quanti danni fa sto robo, ragazzi? Quanti danni fa sto robo? Mamma mia. Forte, veloce, danno. Ciao Volibir, buonasera, ben arrivato. È molto meglio la pesca secondo me, il mio cugino, ma la sua sedia vola? C'è tipo un reattore sotto che si fa sembrare seduto mentre invece sarebbe... Sì, io praticamente sto fluttuando. E questa sedia appunto è molto molto utile e comoda proprio per questo. Qualcuno può andarmi a rivedere con che build ho fatto Penta con Galio, così la rifacciamo. Non sfidatemi che ho il prosciutto. Va bene. Ciao cugino, Elia. Ciao Volibir. No. Che build usi? Probabilmente faccio la laserata. Queste sono le rune. Tu che rank sei, Volibear? Vedo che resta anche da più di 3 mesi, quindi... Buono. Okay. Nostro amato Wukong si fa una bella kill. Zaccate! Very nice, e anche io mi faccio un'altra bella kill. Ottimo, ragazzi. Bravo il nostro Wukong. Gli dobbiamo molto. 3 anime croccanti sono state mietute. Buonasera il grande Warro, ben arrivato in live. Sono una scarpa, platino basso. Devo perché quest'Ari si muove strano. Se platino basso, allora è normale che per te quest'Ari si muova strano perché lei è bronza. Ovviamente, essendo platino, per te magari un bronzo lo vedi che si muove più strano, giustamente. Cazzo. Ok, ok Galio, Galio è potente, Galio è molto potente, porca troia, what a champ, nessuno sa quanto è potente Galio in bronzo ragazzi, ecco forse un campione che potreste provare a usare in bronzo potrebbe essere proprio Galio, perché effettivamente non lo conosco, non sanno giocarci contro, avete visto, io quante volte ho usato Galio, una prima di questa, per farci penta nella Z, vi ricordate? Questa è la mia seconda partita con Galio. E nonostante ovviamente magari non sia main e non conosca le potenzialità di questo champion, mi lancio a caso, succedono le cose belle per fortuna. Ecco, pensate se voi lo imparate bene. Ok? Non sanno cosa fa, non se lo aspettano. Poi avete una ulti molto utile per ingaggiare nei fight. È veramente forte. Ballerione, benvenuto, grazie al follow. Stun più danni uguale anti-bronzo. Questo ne ha 2 di stun. Anzi 3, considerata anche la ulti. Più difficile da hittare. Cazzo, quello è una carretta non è morto. Va bene. Ovviamente andiamo con una bella build full AP, ragazzi. A noi ci piace. Ah, che bei danni.
E bei danni che si prendono queste persone. League of Legends merda, ciao Pippo, buonasera, ben arrivato in live. Sì, magari League of Legends sarà anche una merda, però la differenza la fa lo streamer. Questa è la cosa più importante. Sono persone che mi seguono e non giocano nemmeno a LoL. Quindi veramente buono. Ma c'è un champ con cui non ti trovi bene e non hai mai saputo giocarci? Con sì. Cui sei scarso. È Zoe. Però vabbè, ho imparato. Dai, su, fammi l'ultima R. Lo so che ce l'hai. Pronta lì per me. Se stai ferma così, guarda. Ah, mi stava baitando, eh. Ok. Io stamattina, cavalcando l'entusiasmo della super partita del cugino con Jax, volevo provarlo. E niente, lo bannavano, lo prendevano prima gli altri. Che peccato, Mikael, però spero che tu abbia un'occasione in futuro per provarlo. A Cesari. Perfetto. Questo Ignite è stato veramente cattivo e crudele, ma è servito alla causa. Very nice. Picchiamo le torri. Oppure caghiamo l'Olanda, come preferite. LOL crea dipendenza. Anche il prosciutto, Luna. Quando ne hai assaggiato uno, li vuoi assaggiare tutti. Ok, qua ci prendiamo tutti questi bellissimi minion. No, ti prego, non mi eliminare. Non mi ha eliminato. Molto bene, che cool. Quindi il prosciutto è come il cazzo. Adoro sto tipo, abbatte le torri e ama il prosciutto. Mamma mia, il grande Warro. E Dodge, beh sì, i suoi attacchi erano molto prevedibili. Nel senso, si sapeva che non avrebbe stato molto bene. Ovviamente ti ha risparmiato, sì. Perché sa che devo fare pentakill e mi sta aiutando nella missione. Grazie, nemici. Grazie, magari mi conoscono, hanno detto, oh, aiutiamolo. LOL crea abbassamento dell'autostima, tranne gli Yasumen, quelli sono l'eccezione che smentisce la regola. LOL, ragazzi, sì, è esattamente come una droga per le rank, nel senso che quando vedete gli LP, dite, oh, cazzo, sì. Quando li perdete, invece, vi arrabbiate ancora di più. E allora volete fare un'altra partita per rivederli. Ecco. Oppure la sconfitta, la vittoria, quelle cose lì. Ci sarà sempre qualcosa che vi crea un po' di roba. La mia botta è morta. Oddio, e qua che succede? Ma perché Ari non ha già mana? Ma questa spamma un po' troppo. Ecco, un problema magari dei bronzi, ragazzi, è che non sanno gestire il mana. E di conseguenza, sprecandolo tutto quanto sui minion, sulle... Che cazzo? È saltato così. Ovviamente poi gli rimane poco mana. E cosa succede quando non hai mana? Succede che ti viene a picchiare Galio. Quando Galio viene a picchiarti, non c'è niente da poter fare. Ah, 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 ah. Ai ai ai, ragazzi, un vero peccato. Avete visto che bella azione? Qua abbiamo fatto un bel flash e sul muro e via. Cosa sta succedendo in chat, ragazzi? Va bene, dai, facciagli un timeout di 5 minuti. Non 10. Troppo 10. Tipo, va bene, ci sta. Magari evitiamo le bestemmie, magari qualcuno può dar fastidio. Magari a te piace molto. Io non lo so. Però perché dobbiamo essere volgari? Quindi dai. Cerchiamo di essere inclusivi. Buonasera Miss Gardevoir, ciao! Grazie della sub. Grazie, grazie, grazie. È stato veramente un piacere. È stato veramente un piacere. La chat è diventata molto... Mi dispiace solo, abbiamo avuto poco tempo per conoscerci, per parlare, però... Vabbè, dai, avremo altre occasioni. Comunque, veramente, veramente bello. Porca miseriaccia, eccolo qua il porcone. Questa live mi sta in un vento di vibes positive. Amo già stare qui. Grande Warro, benvenuto. Allora, ben arrivato. Yes, assolutamente. Questo è il mio spirito, è ciò che faccio. Poi sono andato a far festa con gli amici, magari ci provo domani. Faccela vedere. Va bene. Allora, io non so cosa faccia questa Ari. È letteralmente andata a... Oh. Okay. Peccato. Ragazzi, vi ricordate, il mio obiettivo è fare penta. Siamo qua per questo. Vorrei poter ultare, però facciamo... bello, mi piace, facciamo già la prima torre. Mamma mia questo buco. Minchia, ma siamo 12 a 3, li stiamo massacrando.
No, l'Herald non è servito a niente. Vai, faccio la Q. Vai, vai. Basta con sto charm. Ok, sta arrivando Rengar. Oddio, mamma mia il Dark Harvest, ragazzi. One shottata con un colpo d'ali. E non si intende l'alito. Facciamo le torri, spacchiamo un'altra torre. Così la mid, via, andata. Che per me è stato un piacere. Ottimo, ottimo. Schiacciata come una noce. Yes. Mamma mia, troppo forte, raga, Gale, troppo forte. Va bene. Ecco qua, un altro campione che posso consigliare d'ora in poi a giocare mid. Giocate Gale, guardate qua che roba. Tutto il mio team è parecchio forte, comunque. Attenzione, arriva l'eroe! L'eroe dal cielo. Ok. Ora facciamo una bella cosa. Se... ottimo, abbiamo anche Yumi. E adesso facciamo lo scherzo del Vietcong. Avete presente la tecnica Vietcong? Praticamente che facciamo? Aspettiamo che torni la bot lane, sì, perdiamo un sacco di tempo. Ma loro, in questo modo, gli riduciamo il morale. Perché appena arrivano, li uccidiamo di nuovo. Ok, e questa cosa è molto, molto, molto potente. Tecnica Vietcong. Cazzo, lì però la torre... Nessuno potrà togliermi. Siamo come dei Vietcong nei cespugli. Aspettiamo le nostre prede. E sono. Quanto cazzo ci metto? Eccolo. Mamma mia, ragazzi. È stata proprio come avevamo detto. Più o meno. Abbiamo perso il gatto, forse ha usato un po' troppo. Dobbiamo cercare di far pushare questi minion. Buono. Forse adesso con l'aiuto di Ziggs riusciamo a tirar giù anche questa torre. No! No! Cazzo, mi ha preso con qualcosa. Ah, no, l'ho preso io con la Q. È stato bravo, si è fatto buttare dalla mia Q per prendersi il danno della torre. Va bene, mi ha fregato. Ora voglio farla con Grips la tecnica Vietcong. Molto forte, assolutamente. Grande Tifra, sei riuscito a riscattare il dado. Buonasera, Mr. X, ben arrivato in live. Si è stato come una noce implosa, assolutamente sì. Come i germani antichi. Com'è la build? Ok, buonasera, Ice Mercenari. Ciao, ben arrivato. Perfetto, perfetto. Allora, Svergine Aculi equivale come 90 come numero, ragazzi. Guardate la descrizione della ricompensa. Hai letto, vero, pur, quando l'hai scritto, giustamente. Non hai scritto Svergine Aculi a caso. Ciao, Sandroski! Ben arrivato. Allora, possiamo fare... Siamo 17 a 7. Ovviamente abbiamo paura che magari i nemici possano surrendare. Il nostro obiettivo è quello di farli gruppare per riuscire a fare pentakill, ok? Questa è la vendetta di Luca 97. Abbiamo già fatto pentakill con Galio, però vi ripeto che stiamo giocando Galio di nuovo perché Luca ha donato 100 sub e allora gli ho fatto scegliere un champion come per festeggiare con cui dover rifare penta e ha scelto questo. Sa che surrendano però. Sì, surrendono. Peccato, ragazzi. È stato troppo veloce, troppo forte Galio, troppo forte. Dobbiamo cercare di essere, va bene, forti, ma non così tanto. Vabbè, che un surrender a 15 significa che erano proprio col morale basso. Normalmente non surrendono a 15, sono solo 10 kill in meno. Cioè, 10 kill di differenza è ancora giocabile, secondo me, la partita. Però evidentemente è stato un pochino too much, quindi vabbè, non fa niente. Vabbè, andiamo avanti. Adesso giochiamo Kalista. Giocherò una Kalista full lethality mid, ok? Dovevo fare il cugino Evil, però non mi andava di fare il cugino Evil. Il cugino Evil era un po' troppo cattiva come mossa da fare così. Per iniziare la live, iniziamola in un modo tranquillo. Cos'è il cugino Evil? Per chi non lo conoscesse, è una tattica che uso per non far surrendare i nemici. Cioè, gli dico tipo, surrendate per favore, e loro, per la psicologia inversa, non surrendono. Tutto lì. Però non mi andava di